Ben trovati gli amici dell'opinione di Viterbo TV, stiamo preparando il giornale del 24 novembre e apriamo con una notizia di giudiziaria riguardante il processo che vede come imputato l'imprenditore agricolo di Ischia di Castro, Francesco Marcucci. E il capo di imputazione è un capo pesante perché si tratta di sfruttamento e riduzione in schiavitù. Ad accusare l'imprenditore quattro lavoratori romeni che nel 2009 prestarono servizio presso l'azienda agricola come pastori. E un fatto importante è che in pratica nel novembre del 2009 Marcucci viene arrestato dai carabinieri di Tuscania e trasferito nel carcere romano di Regina Coeli appunto per rispondere a questa accusa. E nel 2008 però abbiamo scoperto che Marcucci è stato vittima di un'aggressione, di una fucilata che lo ha colpito in pieno volto, riducendolo in queste condizioni. L'uomo rinchiuso nel carcere non può neanche curarsi come dovrebbe, e la cosa interessante è che in questo processo l'impianto accusatorio è stato letteralmente smontato, perlomeno così appare a chi ha assistito alle deposizioni in aula, da quanto raccontato dai vari testi. Oggi, nella mattinata sono sfilati 15 testi, tutti della difesa, ma tutti quanti hanno ribadito che le condizioni in cui venivano tenuti i romeni non erano affatto condizioni di schiavitù. In pratica, nel racconto di ogni test è emerso che questi romeni percepivano una paga di 600 euro al mese, che erano liberi di muoversi e che il loro lavoro non era di 15 ore al giorno, così come sostenuto dall'accusa, ma di 4-5 ore al giorno. Il tempo necessario alla mungitura del bestiame la mattina, il tempo che serve per portare appunto gli ovini ai pascoli e la mungitura alla rimessa delle stalle della sera. Importante la deposizione della compagna di Marcucci, della moglie di Marcucci, che ha raccontato come lei stessa più volte abbia fatto la spesa per questi romeni utilizzando degli elenchi della spesa che gli venivano girati dal marito e che erano scritti di pugno dai romeni stessi. Una di queste liste della spesa è stata portata in aula di fronte alla corte. La donna ha raccontato anche che alcune volte i romeni le hanno chiesto di inviare soldi in Romania per loro conto e la donna ha raccontato ai giudici di essere in possesso delle copie del monogram, che è in pratica la ricevuta di questi soldi mandati in Romania. Dichiarazioni importanti e elementi importanti ai fini di una decisione da parte dei giudici. L'avvocato della difesa del Marcucci, l'avvocato Fini, ha chiesto ai giudici l'archiviazione del processo e l'assoluzione dell'imputato proprio di fronte a tutta questa sfilata di testi che di fatto sostengono l'innocenza del Marcucci, raccontano delle condizioni di vita tutt'altro che disumane per i rumeni ai quali è stata data una casa arredata, così come conviene, diciamo, delle persone normali. E, al di là di tutto questo, i giudici hanno respinto le richieste dell'avvocato Fini e rinviato il processo al prossimo 20 dicembre, quando in aula verrà ascoltato l'ultimo test della difesa. Passo la parola a Luca Appia. Per le altre pagine di cronaca ci occuperemo di nuovo del problema acqua. Abbiamo infatti sentito il sindaco di Viterbo Marini e l'assessore provinciale all'ambiente Guidani. Entrambi sono d'accordo col dire che il problema dell'acqua, dell'arsenico dell'acqua, è un problema che comunque grava da tempo sulle teste dei cittadini del Viterbese, ma certo è che l'acqua che si beveva ieri è la stessa acqua che si trova oggi nelle condutture e che di certo loro non possono fare miracoli se non ci sono fondi e tempo per risanare il tutto. Abbiamo anche visto il caso di Civita Castellana, sempre in questo ambito, dove i livelli sono molto molto alti di arsenico nell'acqua. E infine il caso di Vitorchiano, dove il sindaco Ciancolini ha promesso di risolvere tutto in tempi brevissimi. Continuando, abbiamo seguito il caso dell'operazione Spagna, l'operazione dei carabinieri, che ha visto arrestati quattro giovani di Vetralla che avevano messo su, diciamo, un import-export di droga dalla Spagna a Vetralla.
L'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Vetralla, da quelli di Viterbo. Torno la parola al collega Pomi. Una notizia curiosa per l'attualità, parliamo di Morgan, la famosa star che era attesa sabato scorso nella nota discoteca di Trò, che ha dato forfè e di fatto non si è presentato. Alle 9:30 ci hanno raccontato il gestore del locale. Morgan ha comunicato alle 9:30 di sera, ha comunicato la propria assenza per ragioni di salute. Infatti risulta ricoverato tutt'oggi nell'ospedale di Monza e la gestione da parte sua non ha potuto fare altro che posizionare al di fuori del locale dei cartelli con su scritto che Morgan non avrebbe preso parte alla serata. Nonostante questo, grande afflusso di gente al teatro e tutto è andato avanti come ogni sabato. Grazie, arrivederci.